Ecco che si può partire, arriva il fischio del direttore di gara, comincia il derby di Fiorentino, tra Fiorentino e Trefiori, posta l'azione sulla fascia di destra dove c'è Tommasoni che ha un po' di campo e può spingere. Ora il tentativo di imbucata, buono per Islamai, palla sul secondo palo e poi Micchi se la divora, Salemme, poi ancora Fiorentino Hirsch che non controlla in un primo momento, poi... Attenzione qui a Bottoni, in area di rigore, il tiro e la rete del Fiorentino con Luca Bottoni che sblocca dunque la sfida. Rizzo va da Fedeli, la posizione è regolare, il cross, poi Benedettini praticamente in bagger. Ancora Trefiori in avanti, Gueye finisce giù un calciatore del Trefiori, non c'è nulla per il direttore di gara. Micchi, ora Islamai si gira, calcia e palla a fil di palo. Non precisissima, facile l'uscita di Nardi, il quale mette subito in moto Fedeli che l'aggancia in maniera molto elegante. E allora occhio a Islamai che può calciare, lo fa! Palla fuori. De Lucia prova ad autolanciarsi, ma arriva la chiusura di Nardi che poi... Attenzione, qui c'è il malinteso, Nicchi calcia e segna, trova il gol del pareggio Niccolò Micchi con questa incomprensione della difesa del Fiorentino e Micchi praticamente dal limite dell'area a porta vuota, ha calciato, quindi intanto Fedeli in tuffo, provato a servire Bernardi ma non ha capito l'intenzione. Il numero 7 intanto ha recuperato però palla al Trefiori proprio con Bernardi che può calciare alto. Occhio adesso alla ripartenza del Trefiori con Islamai rincorso da Calzolari. Dolcini, palla larga per Bernardi. Si inserisce anche Tomassoni, il cross, il colpo di testa. Ma che parata ha fatto Simone Benedettini che mette il pallone in calcio d'angolo. Poi palla dentro ancora Benedettini a dire di no a Bernardi. Arriva il fischio di Ilie, la scodellata, palla sul secondo palo, la sfera rimane lì, respinge Calzolari con il braccio alto, dicono quelli del Trefiori, ma il parere che conta è quello del direttore di gara. No, comunque per Hirsch che si libera per chiudere, calza di la parte di Nardi. Palla che arriva direttamente in porta, Benedettini in qualche modo, poi rimane viva palla. Poi c'è un calciatore del Fiorentino che rimane giù. Palla che arriva, il colpo di testa di Varrella. Facile per Benedettini. Attenzione a questa palla rubata dal Fiorentino con Chiaruzzi. Poi Salemme, Salemme contro Nardi. Il vantaggio del Fiorentino proprio al 90° minuto ed esplode la panchina del Fiorentino che dunque molto probabilmente porta a casa questa partita e porta a casa il derby del Castello di Fiorentino. Cirrottola, può calciare, lo fa! Alto! Benedettini rinvia e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Comincia la festa del Fiorentino che batte 2-1 il Trefiori.